Stai registrando, Tarzan? Abbiamo incontrato qua, è stato già smontato tutto, alla fine di questo meraviglioso spettacolo, una parte fondamentale, la coreografa. La coreografa, abbiamo visto un sacco di ballerini. Insomma, che avete inventato su questo palco? Abbiamo inventato nessuna coreografia in particolare. Sono quello che fate? Sì, sono le coreografie che normalmente faccio con le ragazze, sono tutte comunque dilettanti, non sono solo della scuola? La scuola è della danza di Pistoia. E lei è la professoressa? La direttrice Cristiana Capecchi. Vabbè, insomma, diciamo le cose. Ma c'è un sito internet, c'è qualcosa? Allora, noi siamo presso la palestra Freeline in via Attilio Frosini a Pistoia. E il sito è quello della palestra, è www.centrofitnessfreeline.it. Quindi se avete visto questi balletti, mi piacerebbe mia figlia, mia zia, mia nonna, magari. Nonna, magari. Però si fa l'età, eh. Vabbè, ma viene lì, si mette lì, fa il palo. Diciamo che veramente si può ballare in tanti modi. Davvero, in tanti modi. Stasera ci sono state le piccoline, le ragazze più grandi ovviamente, con più esperienza, che tanti anni che ballano. Quelli sulla musica di Enya? Anche la musica di Enya, sì. Sì. Io il video, mi sono immaginato, guarda, se passavo il video originale. Sì, tutto, davvero. Sarebbe stato molto più bello. E queste sono coreografie che noi abbiamo preparato per il saggio di fine anno, che facciamo al Teatro Manzoni. Ah, quindi siamo quasi? Sì, 25 maggio. 25 maggio, tanto due settimane. Allora, niente, ti avevo promesso di fare l'intervista corta, abbiamo fatta corta, quindi la chiudiamo con un bellissimo sorriso della coreografa, il nostro Tarzan, e al prossimo spettacolo. Grazie. Grazie. Quando chiami il coach per lavare i panni, Bozzino. E quando il Viale Bonanini era il cinema Giglio. E quando il Viale Matteotti, per noi, è ancora Viale Mauro. E quando l'autobus Ragione è ancora la Corriera. Sei di Pistoia, se hai almeno 40 anni, e ti ricordi che la galleria in via degli Orefi una volta era il mitico cinema Elder. Sei di Pistoia, quando il piazza Leonardo da Vinci è semplicemente l'acqua, o quando il piazza Treviso è la Varese, e poi sei Pistoia quando mangi i migliacci. Abbiamo l'autore del testo di chiusura dedicato a Pistoia, ma quanti anni ha? No, perché questo sembrava un racconto, sì, della Pistoia antica, per chi ha più di 40 anni si ricorderà quando il cinema si chiamava ancora. Beh, io come fa a ricordarmelo? Hai studiato? Sì, ho studiato tutta la storia di Pistoia, però ci sono state anche gente. Suggerimenti, sì, sul gruppo di Facebook. Che c'è proprio un gruppo di Facebook che si chiama Sei di Pistoia quando? Dimmi quando tu verrai, dimmi quando. Chiaro. Insomma, qual è stato il tuo ruolo in questa serata? Fai un po' di danni laggiù nella. Quello che mandava i video. Ma non lo sai come si configura il monitor esteso per non far venire tutte le grafiche di Windows? No. E allora ti manderò un messaggio su Facebook e ti spiego. Perfetto. No, io mi mixo video, vedo lì la freccettina. Non si deve vedere. No, quello non lo so. Vabbè, si migliora sempre, si migliora a me sempre. Prima esperienza, chiaro, chiaramente. Ora poi gli do due dritte. Anche tre. Allora, al prossimo spettacolo su Facebook chi dobbiamo cercare? Niccolò Masiani. Perfetto, alla prossima, grazie. Yeah. Abbiamo intervistato More, bionde, e ci mancava anche la rossa doc. Io sono di Ferrara, mi chiamo Paola Soavi, e ho un'organizzazione spettacoli che si chiama La Musica Nuova.
E che ha anche un sito internet. Sì, che c'è un sito internet. Cioè. www. www. Non me lo ricordo, ragazzi. Non me lo ricordo. Andate su Google e cercate La Musica Soave. Com'è? La Musica Nuova. La Musica Nuova. Però, musica però era bello La Musica Soave, perché Soave. Ah, è vero, è vero. Infatti tutti ci ricordiamo il suo nome perché ci ricordiamo il vino. Insomma, niente, io sono la manager di Agnio Drovandi, che porto avanti il discorso per quanto riguarda l'Emilia Romagna, però lavoro in tutta Italia e sono stata invitata qui a Pistoia in questa splendida serata che tutti gli anni naturalmente Drovandi porta. È importante per lui questa cosa. È importante perché lui è pistoiese, vuole fare qualcosa non solo a Roma, quando andiamo sempre a trovarlo alla Festa della Vita. Io sono il disc jockey che mette i video, mette la musica. Ho capito. Da 4 anni. Ah, però, non sapevo. Sì. Siamo tutti artisti polifunzionali, quindi qui mi diverto col microfono e portare a mischiare questa serata. Bene, fa piacere trovare sempre dei bravi ragazzi del campo dello spettacolo. Mi raccomando, bisogna portarlo avanti questo spettacolo, perché siamo un po' in crisi con lo spettacolo. Ma noi ora partiremo col tour di Miss Muretto, presentiamo Miss Muretto in Toscana e quindi ci divertiremo tutta l'estate con queste ragazze. Sempre cose nuove, cose diverse. E lì ci fanno segno che il tempo stringe e quindi salutiamo. Mi fa piacere avervi conosciuto, grazie dell'ospitalità, di tutte le vostre cose e tanti auguri. Alla prossima. Ciao. Ciao.